Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Togliere la commissione, basterebbe togliere la commissione. Meloni dice non si può fare e ha spiegato perché. Sì, tra l'altro non c'è vorrei da aggiungere. Insistere, siamo proprio sicuri che non si può fare neanche presentando qualche emendamento, qualcosa che si sta assolutamente, muovendo? Assolutamente, il sistema bancario è un sistema privato e quindi sarebbe come imporre ad un privato, non so, il prezzo di vendita di un determinato bene, no? È come se lei va al bar e dice guardi io però non lo voglio pagare 1,70 il caffè, lo vorrei pagare 50 centesimi e questo non si può fare, quindi imporre alle banche tra l'altro diciamo le banche guadagnano, no? Fanno utile su quelle commissioni che si pagano per l'utilizzo di un servizio, perché la carta, quindi il bancomat, la carta di credito, sono dei servizi che vengono dati al consumatore e dagli istituti bancari, quindi sicuramente da quel punto di vista non c'è la possibilità che il governo intervenga. Tra l'altro ci sarebbero anche problemi, come diceva nel video il presidente Meloni, ci sarebbero dei problemi di costituzionalità. E quindi questo sicuramente non lo si può fare. Quello che si può fare è dare la possibilità di scegliere, che è quello che sostanzialmente fa questa norma. Si può scegliere se avere e utilizzare il POS, e quindi carta di credito e bancomat, oppure se utilizzare dei contanti. Tra l'altro stiamo parlando di cifre veramente esigue, per cui tutto il dibattito che si è acceso intorno all'evasione e diciamo un sistema di criminalità che può aggirarsi intorno a 60 euro, io vorrei banalmente dire basta andare quando si va a fare l'acquisto e si paga in contanti, basta pretendere banalmente lo scontrino per evitare che ci sia l'evasione da parte del commerciante. Dopodiché la lettura... Però non sempre si può scegliere, perché diciamo guardi, soprattutto il dibattito di questi giorni è no, di persone che dicono, lei dice non ci va lì, non prende quel mezzo che dice il POS. Esatto, se io quando, diciamo, ma questo non da adesso, da molto tempo, lei insomma vive a Roma, sa meglio di me che i taxi a Roma molte volte, a me è capitato più volte di salire e di voler pagare col POS e di avere l'autista che mi dice no guardi io il POS non ce l'ho, il POS è spento, il POS è rotto. Io risolto perché utilizzo solo un'app di cui non faccio il nome, ma tramite app il pagamento, esatto, e quindi esatto. Tra l'altro c'è anche questo sistema, no? Quindi ci sono adesso dei sistemi di pagamento tramite app che facilitano comunque la possibilità di utilizzare i propri soldi nella libertà e in quel caso anche senza le commissioni da parte della banca, no? Quindi in realtà i sistemi sono tanti. All'interno di questo sistema c'è anche il contante, che c'è sempre stato, non è una novità. E ripeto, pensare che l'evasione, tutto il problema dell'evasione italiana possa essere legato all'attività commerciale che fa pagare in contanti, onestamente mi sembra banale. Primo, perché si può richiedere lo scontrino. Secondo, perché se non si vuole pagare in contanti si cambia attività. Quindi se io torno all'esempio del taxi, quando entravo nel taxi io chiedevo sempre prima ma lei ce l'ha la carta di credito? Penso che l'abbiano fatto tutti a Roma. Lei ce l'ha il POS? Sì, e quindi scelgo quel taxi. Lei ce l'ha il POS? No, cambio taxi. Voglio dire, è una questione di libertà. Quindi dare questa immagine sempre degli italiani evasori, corrotti, insomma, è una cosa che ha stancato, che tra l'altro non ci fa bene neanche all'estero. E devo dire la verità. Diciamo insomma, che nelle ultime ore ciò che accade a Bruxelles non è esattamente, ecco. No, sì, però guardi, a proposito di evasori oppure di persone che sì, lucrano su purtroppo siamo... Vabbè, questa è una parentesi, non volevo toccarla, però diciamo la verità è che noi dobbiamo imparare a essere obiettivi rispetto alle questioni. Quindi il principio di libertà di chi vuole usare il contante, tra l'altro ripeto, stiamo parlando di cifre veramente esigue. E fra chi vuole usare il contante e chi vuole utilizzare il POS è un principio di libertà,
non c'è nulla di male e sicuramente non agevola l'evasione. E le dico di più, nell'ultimo documento NADEF, che è stato tra l'altro diciamo parzialmente scritto dal governo precedente, quindi dal governo Draghi, quindi non si può dire che è semplicemente di matrice di centrodestra, c'è un allegato nel quale si fa un quadro chiarissimo della provenienza dei soldi diciamo che provengono dall'evasione, dei soldi a nero. Quel quadro, che tra l'altro non dà l'Italia in salita rispetto all'evasione, ma dà anzi un dato abbastanza positivo in discesa, quel dato viene rapportato alla criminalità. Ora, lei mi deve spiegare, ma secondo lei fa veramente la differenza per uno spacciatore che si utilizzino i 60 euro o meno, o che ci sia il POS o meno? No, non fa nessuna differenza. Quindi dovremmo concentrare le nostre energie, le nostre forze, soprattutto l'attività di governo, su questo, cioè su combattere la criminalità vera. E concludo, tutti parlano di evasione e nessuno parla della elusione, che è quella che in Italia ha un, diciamo, gettito negativo molto importante. Vedevo Ricci